Gol si è mangiato Gilardino al Milan per tutto un campionato. Allora, non possono parlare a caso. Ma la pubblicità deve finire tutto. Quelli ci vogliono una scienza per parlare di calcio. Dai, Alessio, a caso. Dai, si guardano 20 partite e vedi quanti gol hai fatto. Alessio, a caso. No, questo è offensivo. Tu hai detto, se mi fai finire il discorso. Tu hai detto, si parla a vanvera. Io ti dico, quanti gol Gilardino ha fatto nel Milan? Se mi fai finire, posso parlare? Punto di domanda, rispondi. A caso, vai a parlare con i tuoi amici al bar, no, con sottoscritto che ne sa molto più di te di calcio, non viene a parlare frega. A caso. In Italia ci sono 58 milioni di tifosi, io ti dico, guardo le partite da 40 anni, il signor Gilardino quanti gol ha fatto al Milan? Non mi rompere il tavolo. Guardi le partite ma non le capisci. No, allora, non c'è bisogno di capirle, bisogna buttare la palla dentro la porta. Allora, grosso, non mi rompere il tavolo. Signor Gilardino, guarda che anche Milan ha fatto un sacco di gol. Se uno non fa, diciamo, da 10 in una società, poi mi devo fermare, non significa che abbia fallito, perché ci sono giocatori che hanno fallito tipo Henry nella Juventus e sono diventati tra i più grandi del mondo, quindi cosa volete dire? Che Henry è una pizza perché ha fallito nella Juventus? Quel Milan oltretutto non era strutturato per consentire a Gilardino di esprimersi al meglio. Poteva non essere in forma. No, allora non si capisci. A livello tattico, tecnico-tattico, quel Milan non più, era... In più, Gigi, spiegaglielo tu, perché... No, fagli un disegnino, adesso ti facciamo un disegnino. Adesso mi fai arrabbiare. Ti facciamo un bel disegnino, non Alessio. Non esiste, questo tuo atteggiamento non esiste. Allora, mi rialzo e me ne vado. Modera l'atteggiamento. Perché tu hai detto... Devi chiudere? No, non lo so, fate voi, faccio andare avanti voi fino alle 9, poi mi licenziano perché non ho mandato la pubblicità. Il Milan non ha messo in grado Gilardino di rendere al meglio. Sì, e ha fatto dei gol comunque. E l'hanno venduto per 24 milioni di euro. L'hanno venduto per 24 milioni di euro. I tuoi della Juve li vendono tutti a metà prezzo. Pubblicità. Quindi pensa ai tuoi della Juve. Pubblicità, andate avanti a parlare.